Sì, di Capitano Rottingham. Questi chi sono? Già che sono un po' troppo aggressivi questi. Durini ad attirare giù. Meglio che te ne vai prima di farti male. Allora, è in rima. Sono Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Non farmi ridere. In tutti i Caraibi, per le mie grandi imprese, vengo celebrato. Oh, beh. Un motteggio più arguto del mio non c'è. Chi lo dice lo è. Non avrò pietà per te. A quanto pare non ne hai neanche per te. Tutta. Mai visto uno spadaccino più goffo di te. Quando avrò finito con te, sarai un filetto grillé. Infatti, questo non andava bene. Quando tuo padre ti ha visto, deve essere rimasto basito. Tua zia troverebbe il paragone alquanto ardito. Però c'ero quasi. Scommetto che hai un tesoro. Caccialo fuori. Va bene, ma potrei tenere l'insalata di cavoli. Cosa me ne farei di una dannata insalata di cavoli? Che accidenti vuoi? La borsa o la vita? No. Io avrò il tuo bottino. Quando tuo padre ti ha visto, deve essere rimasto basito. Sto tremando, sto tremando. Mai visto uno spadaccino più goffo di te? Avresti potuto, ma eri troppo impegnato nel macramè. Ah, qualcosa. Preferisci essere sepolto o cremato? Con te in giro preferirei essere affumicato. In tutti i Caraibi, per le mie grandi imprese, vengo celebrato. Peccato che sia tutto inventato. Engard, touché.
Quando avrò finito con te, sarai un filetto grillé. Dammi il tuo tesoro. Se avessi un tesoro, non pensi che me lo goderei invece di gingillarmi con uno come te? Aio, forse hai ragione. Come non detto, allora? È ardua questa parte. Che accidenti vuoi? Sono Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Non farmi ridere. En garde, touché! Oh, basta quei cliché. Davanti alla mia faccia devi restare impietrito. Tua zia troverebbe il paragone alquanto ardito. Ok, qui no. Quando tuo padre ti ha visto, deve essere rimasto basito. Tua zia troverebbe il paragone alquanto ardito. Ah, ti ho battuto. Ti lascerò vivere se sganci il tuo tesoro. Tesoro? Vuoi un tesoro? Mi dispiace, l'ho appena finito. Quando a di là. Così sei un pirata, dici tu. Dovrei provarlo, dico io. Sono qui per saccheggiare il tuo tesoro. No. Io avrò il tuo bottino. Allora. En garde, touché! Oh, beh. Un motteggio più arguto del mio non c'è. Certo, chi può avere un fiato più fetente di te? Sei più repellente di una scimmia in negligee. No, c'è solamente quella dei cliché. Quando avrò finito con te, sarai un filetto grillé. Infatti è per lui. Ti infilcerò come un porco in un buffet. Avresti potuto, ma eri troppo impegnato nel macramè. No. Dammi il tuo tesoro. Tesoro? Vuoi un tesoro? Mi dispiace, l'ho appena finito. Così sei un pirata, dici tu. Dovrei provarlo, dico io. Sono Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Non farmi ridere. Sei più repellente di una scimmia in negligee. Sto tremando, sto tremando. Okay. Ti infilzerò come un porco in un buffet. Quando avrò finito con te, sarai un filetto grillé. Preferisci essere sepolto o cremato? Con te in giro preferirei essere affumicato. En garde, touché! Ah, basta coi cliché. Ucciderti sarebbe un trascurabile omicidio. Allora uccidere te sarebbe un trascurabile fungicidio.
Hai vinto. Dammi il tuo tesoro. Tu, tampone sporco di Cerù. Ah, prendilo. Tanto non faceva altro che ingombrare la stiva. Siamo carichi di bottino. Ok. Andiamo dal bimbetto. Già di ritorno, amico? Cos'hai di buono oggi? Posso offrirti la linea completa della Bumblebotto Baby Cannoni S.P.A. Lo sforacchiatore deluxe, il flagello 2000, Mister Massacro e infine il cannone usato dal più temibile dei filibustieri, René Rottingham in persona, il Macellomatic T-47. Quale di questi modelli ti interessa, signore? Prendo il Mister Massacro. Beh, il tesoro nella tua stiva non è sufficiente a coprire questo modello. Nemmeno se prendo i vecchi cannoni in permuta. Posso suggerirti un modello meno costoso? Prendo lo sforacchiatore deluxe. Mamma! È lunga la strada. Abbordare una nave pirata può essere pericoloso. Sono qui per saccheggiare il tuo tesoro. Davanti alla mia faccia devi restare impietrito. Dovrei fare un paragone ardito. Un motteggio più arguto del mio non c'è. A quanto pare non ne hai neanche per te. Ti infilzerò come un porco in un buffet. Ok, qui ci sono. Identificato la tua prima carriera. Ti infizzerò come un porco in un buffet. Avresti potuto, ma eri troppo impegnato nel macramè. Ah, ti ho battuto. Ti lascerò vivere se sganci il tuo tesoro. Va bene, va bene. Ma potrei tenere la mia copia di Venti e Correnti del Mare dei Relitti Beige, terza edizione? Beh, siccome ho già la quarta edizione, d'accordo. Così sei un pirata, dici tu. Dovrai provarlo, dico io. Sono qui per saccheggiare il tuo tesoro. Non vivrai abbastanza per pentirtene. Ti infilzerò come un porco in un buffet. Quando avrò finito con te, sarai un filetto grille. Davanti alla mia faccia devi restare impietrito. Tua zia troverebbe il paragone alquanto ardito. No. Mai visto uno spadaccino più goffo di te? Tua zia troverebbe il paragone alquanto ardito. Dammi il tuo tesoro. Se avessi un tesoro, non pensi che me lo goderei invece di gingillarmi con uno come te? Ah, io forse hai ragione, come non detto allora. Questa è difficilotta. Se cerchi rogne, le hai trovate. Sono qui per saccheggiare il tuo tesoro. Buona fortuna, ragazzo.
Davanti alla mia faccia devi restare impietrito. Oh, beh. Ti infilzerò come un porco in un buffet. Sto tremando, sto tremando. Aspetta un attimo perché sto avanti. Mi sa che non c'ho la frase. Sei più repellente di una scimmia negligente. Sa che ho sbagliato. Chi lo dice lo è. No. Hai vinto. Dammi il tuo tesoro. Tu, tampone sporco ancora. Di cerume. Non lo vorrei comunque. Ha questa terribile maledizione. Cosa? Scherzavo. Siamo carichi di bottino. Già di ritorno, amico? Vorrei dei cannoni per la mia nave pirata. Prendo il flagello 2000. Mamma! Ogni volta più pompati con gli steroidi. Giustamente si fa più complicata la situazione. Cazzo sono due. Che accidenti vuoi? Sono Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Non farmi ridere. E ora questi?
Mai visto uno spadaccino più goffo di te? Avresti potuto, ma eri troppo impegnato nel macramè. Non potrò dormire finché non ti avrò massacrato. Solo il tuo odore mi rende nauseato, agitato e infuriato. Sei il mostro più orrendo mai creato. Col tuo fiato sicuramente l'avrai soffocato. Ah, ti ho battuto. Ti lascerò vivere se sganci il tuo tesoro. Va bene, ma potrei tenere l'insalata di cavoli. Cosa me ne farei di una dannata insalata di cavoli? Chi sei? Sono Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Non farmi ridere. Sei il mostro più orrendo mai creato. Un po' come le ragazze che hai corteggiato. Ucciderti sarebbe un trascurabile omicidio. Allora uccidere te sarebbe un trascurabile fungicidio. Non potrò dormire finché non ti avrò massacrato. Forse dovresti passare al decaffeinato. Addirittura? Quella lì, eh? Somiglia a quel fesso di mio zio Vito. Tua zia troverebbe il paragone alquanto ardito. Un motteggio più arguto del mio non c'è. Chi lo dice lo è. Più facile del previsto. Hai vinto. Dammi il tuo tesoro. Prendilo. Tanto non faceva altro che ingombrare la stiva. Siamo carichi di bottino. Stranissimo. Pirati decisamente aggressivi. Ma chi ti vuole? No vabbè, ma mi è arrivato da lì, dai! Aspetta, vedi questa la vincola. Forse potrei usare un po' del mio oro per potenziare la nave. Beh, sai com'è, mi è arrivata subito, non potevo premere il quarto pollo. Già di ritorno, amico? Vorrei dei cannoni per la mia nave pirata. Prendo il Mister Massacro. Mamma! Quanto è odiosa la voce di questo figliolo. Io non lo so, eh. Come osi attaccare la mia nave? Non ho nessun tesoro, amico. Sì, lo so. Allora, perché rompi? Devo allenarmi. Come vuoi. Ho cambiato idea, penso che ti lascerò vivere. Siamo carichi di bottino. Come siamo carichi di bottino? Usa, eh?
vorrei dei cannoni per la mia nave pirata. Prendo il macellomatic T-47. Wow, mister, sei entrato in una ristretta cerchia di eletti. Hai appena ordinato il macellomatic T-47 anticorazza. Non ho fatto nulla. Azione massacri, carica automatica e fax modem. Un gran bel pezzo di ferro, devo dire. Va bene. Mamma! Questo mi sa che è un bug. E che è impossibile. È impossibile. Perché il radar ai Caraibi? Perché il radar ai Caraibi? Giù. Devo riuscire a battere quella nave. Devo capire. Per perdere ancora. Non te la caverai facilmente, René. Nessuno potrà salvarti quella pelle da pollo denutrito. Addirittura. Mami, eccoti. Eccoti, t'ho visto adesso. È arrivato lo scontro finale del capitano. Il capitano era un pegnato. Sì, però mi dà solamente risposte. Allora uccidere te sarebbe un trascurabile fungicidio. Mai prima d'ora ho incontrato un tale mollusco bollito. Io sto ancora a cercare le chiavi, madonna. Aspetta, che non ho mica capito. Potresti ripetere? Mai prima d'ora ho incontrato un tale mollusco bollito. No, qui quelle devo infettare. Qui devo perdere più e più volte. Credo che la tua mente ne abbia risentito.
mai visto un mentecatto come te. A quanto pare non ne hai neanche per te. Adesso fuori dalla mia barca, prima che ti sbatta sull'isola dei maldestri assistenti dentisti. Sì, va bene, chiamami pure. Anzi, aspetta. Dove sei? Eccoti qua. Uè. A riprova. Che accidenti vuoi? Non ho nessun tesoro, amico. Ancora allenamento? Sì. Ok. Ho cambiato idea. Penso che ti lascerò vivere. Bene. Ancora tu? Lo sai, è difficile quello. Dammi la mappa, feccia! Non ho niente da temere da te, sbarbatello. Mai prima d'ora ho incontrato un tale mollusco bollito. Aspetta, che sei? Aspetta. Aspetta, fammi mettere nella safe sul gioco. Allora, cosa ti ha chiesto lui? Che sono un mollusco bollito. Metti un po' quello del paragone ardito. Tua zia troverebbe il paragone al quando... Prova, No. Tua madre porta il tupè. Tua madre porta il tupè. Basta col cliché. Prima di fare il pirato lavora... Cioè, ti metto anche... Prima di fare il pirato ho lavorato un messo meglio. Un po'? Questa? Il pirata come sommelier? No, quella là, che cosa ti ha detto? Che tua madre ti può portare il tupè. Forse questa. Somiglio tanto alla tua fiancée? No. Il tuo aspetto lascerebbe un porco nauseato. Col tuo fiato sicuramente l'avrai soffocato. Sono tutte frasi nuove. Ora che non c'ho. Sparisci dal mio ponte. Stai strascicando i piedi sul delicato intarsio della pavimentazione. Però vedi che capitano, pirati decisamente aggressivi. Qua mi dà ancora la nave. Pirati poco aggressivi. Ah vabbè, ma le navi te le dà su tutti, Ale. Non andò aperto pollo. Sei qui per perdere ancora. Non te la caverai facilmente, René. Ti lascio scegliere se essere sbudellato o... Devi trovare la rima giusta. Ti lascio scegliere se essere... Sbudellato. Aspetta. Con te in giro preferirei essere affumicato. Prova quello. Con te in giro preferirei essere affumicato. Ok. Hai visto un mentecatto come te? Somiglio tanto alla tua fiancée. Sì. Mm.
Oddio, po'. Mai visto un mentecatto come te? Somiglio tanto alla Tapiansè? Prova. Se no, cosa c'è? O se no, avresti potuto, ma eri troppo impegnato nel macramè. Però... Somiglio tanto alla tua fiancée? No. Tua madre porta il no, tua no. madre porta il tupè. Oh, basta quei cliché. Oddio, a casissimo. Non saprei dire. Oh, grande. Più terrorizzato. Più terrorizzato. Allora, aspetta. Aspetta, me lo faccio ripetere. Potresti ripetere? Non saprei dire cosa di me ti ha più terrorizzato. Non saprei dire cosa di me ti ha più terrorizzato. Un po' come le ragazze che hai corteggiato. No, le ragazze che hai corteggiato. Il tuo tanfo renderebbe uno spurgatore di fogne schifato. Il primo? Questo? Sì, prova un po'. Col tuo fiato sicuramente l'avrai soffocato. No. Oh, siamo andati vicino, dai, dai. Miserable. Se ti azzardi a tornare, ti offrirò pesce e vino rosso. Forse sai che gli fa? Torna alla nave precedente. Bravo, a quella della nave precedente. Meglio quella che rossa. Prima di farti male. Pirati, sì. Un tesoro, amico. Ancora l'allenamento? Sì. Allora, allenamento. Mettigli una delle frasi del capitano, così vediamo se lui ti possa rispondere. Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Non farmi ridere. Tipo quella là della madre col tupè. Lo sto cercando. Tua madre porta il tupè. Non vale. Eccola. Usi gli insulti del capitano Rottingham. Abbiamo un'altra. Non saprei dire cosa di me ti ha più terrorizzato. Sto tremando, sto tremando. No, non lo dice. Un po'. Se non lo fa neanche con questo, allora evidentemente lo dovresti usare proprio col capitano Rottingham. Sì, infatti, vedi. Allora devi farlo col capitano. Dammi il tuo tesoro. Tu, ubriaco, le tappi in stato di larve. Non ne ho. Bisogna andare a tentativi. Cosa vuoi? Oh, lo stai per prendere. Non avrò pietà di te. Ok, allora aspetta, usa la frase quella della madre col tupè, visto che la usa sempre. Metti quella. Che non mi dà. Sì, non te la dà. Torna un attimo su, ma... Aspetta un attimo. Ma non me l'ha mica detta la frase. Potresti ripetere? Non avrò pietà di te. Non avrò pietà di te, ti rendi conto? Ah, al quanto parli non ne ha neanche per te, gli devi dire. A quanto pare non ne hai neanche per te. Eccola. Il
tuo tanfo renderebbe uno spurgatore di fogne schifato. Metti un po'. L'avevi usata quella con il primo contro quella frase. Col tuo fiato l'avrei soffocato. No. Aspetta un attimo. Potresti ripetere. Cos'è che lui ha detto? Il tuo tanfo renderebbe uno spurgatore di fogne schifato. Un po' come le ragazze che hai corteggiato? L'hai messo? Un po' come le ragazze che hai corteggiato. Vedi? Hai il sex appeal di uno sharpe. Il sex appeal di uno sharpe. Ma che roba è? Somiglio tanto alla tua fiancée? No, vedi un po' con basta con i cliché. La fiancée. Hai lo sguardo di un pesce in salsa rosé. Hai lo sguardo di un pesce in salsa rosé. Quando avrò finito con te sarai un filetto grillé. Oddio! Yeah. Oddio! Sacco bleu, non ci posso credere! Mi hai sconfitto. Che culo! Meno male, dopo salvo subito! Sparisci sul tuo battello! Hai vinto, riavrai le tue map! Non hai mai avuto speranze, cervello in pappa! D'accordo, d'accordo, mi son già reso! Non mi meraviglia, faccia di semolino rappreso! Piuttosto! Ti supplico, basta insulti! Per favore! Il formaggio di Singapore ha un odore migliore. Oh! Abbiamo di nuovo la mappa! Ora possiamo veleggiare verso Blood Island!